Buonasera, buonasera, nuovo numero di pro e contro, primo d'aprile, ma noi non siamo in vena di scherzi, come ci è parso di vedere su qualche sito quando hanno diffuso delle notizie un po' particolari come quella di Arrigo Sacchi. Noi cerchiamo di essere seri per accompagnare. Già scalpitano. È vero, il compleanno, però insomma è un mercoledì di vigilia per le squadre abruzzesi, anche se è un mercoledì già di partite, perché alcune si sono giocate, altre si stanno giocando, quindi vivremo un po' insieme le evoluzioni di tutte queste partite. Io, visto che scalpitano, vado subito a presentare gli ospiti, ricordando che domani il Teramo sarà in campo contro il Tutto Cuoio alle 17, prima alle 14.30 toccherà all'Aquila, che sarà in campo a Savona, in campo domani anche la Serie D, con un posticipo di venerdì, quello tra San Nicolò e Giulianova. Francesco Di Francesco, incontenibile. Buonasera, salve. E io già lo immagino perché è incontenibile. Non so chi sia più incontenibile in questo momento tra Francesco Di Francesco e il vicepresidente del Teramo, Ercole Cimini. Buonasera a tutti. Buonasera Ercole, bentornato a TV6 per la prima volta quest'anno a Pro e Contro, ci fa molto molto piacere. C'è un terzo incontenibile. E lo so, però non è presente qui. Ma se lo attaccano. È un convitato di pietra. D'altronde, presidente. Presidente, il presidente. E poi mi fa particolarmente piacere, lo abbraccio e lo saluto per la prima volta qui a TV6, Fabio Cortelli, giovane giornalista di AttuttoCalcio.tv. Buonasera Andrea, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera, Aquilano è vicino alle sorti dell'Aquila Calcio, che segui molto molto da vicino, e benvenuto anche a te a TV6. E io parto proprio da questo presupposto, anzi, prima vediamo la schermata, facciamo un po' di ordine, poi andiamo dai nostri ospiti. Allora, Prato-Reggiana, 1-1, finale. Sant'Arcangelo-Grosseto, 2-1, finale. Si stanno giocando Carrarese-Pisa, 1-2, e mancano 15-20 minuti più o meno alla fine della partita, mentre è iniziata da poco Pontedera-Pistoiese e siamo sull'1-0, quindi si è segnato in tutte le partite. Mancano circa 13 minuti alla fine di Carrarese-Pisa, Pontedera-Pistoiese 1-0. Domani le altre partite, ripeto, Savona-L'Aquila alle 14.30, poi contemporaneità, ore 17 per Ascoli-Propiacenza e Teramo-Tutto Cuoio. Vi dico che tra pochissimo vedremo anche i gol delle partite giocate nel pomeriggio, però vado subito da Ercole Cimini, vicepresidente del Teramo. Il dato che stavamo commentando poco prima di andare in onda, 1047 biglietti venduti in prevendita, è un dato che, per fare dei riferimenti, come scrive il buon Marco De Antonis, detto stampa sul sito, per vedere un dato analogo bisogna tornare alla finale playoff con l'Aquila del giugno 2013, quindi se tanto mi dà tanto, domani al Bonolis vedremo una cornice di pubblico di quelle importanti ed è anche inevitabile. Qual è l'umore intanto del vicepresidente? Ma l'umore è sempre... mi è piaciuta molto l'intervista che hanno fatto al nuovo direttore lì della Ferrari, dove diceva testa bassa e lavorare. Certo. Quindi far sentire che la città è vicino a questo evento importante, di questo campionato che sta facendo il Teramo, è un'emozione che forse neanche riesco ad esprimere, perché me la voglio tenere per me. Il problema è se poi il caso poi esplode, non so che cosa succede. Possa succedere. Proprio per il momento restiamo sempre piedi per terra, lavorare tanto. Io lavoro in un altro campo, però è quello di vivere la giornata e tutto quello che sta succedendo, che è qualcosa di fantastico, ma soprattutto che sentire una città vicino a una squadra, vicino a questi ragazzi meravigliosi, uno staff stupendo, e quindi è qualcosa che tutti quanti vogliono dare il loro contributo a una squadra che ha bisogno in questo momento di sostegno e soprattutto di sentire una città vicina a questa squadra. Ecco, Francesco, è un po' una sorta di memoria storica per quanto riguarda il Teramo, tu che lo segui ormai da una vita, e ora il Teramo si trova proprio all'apice della sua storia sostanzialmente. Secondo te, intanto come, non dico gestire perché non si può gestire, ma la frenesia che si avverte in città e tra gli appassionati, come la giudichi? È una frenesia positiva oppure si pensa forse troppo a un obiettivo che si può raggiungere ma non è ancora raggiunto e forse si sta correndo un po' troppo? Non lo so. C'è una frenesia che non mantiene, lo
lo vedo su di me, ma lo vedo anche con tantissimi amici, gente che conosci quando va in giro per la città. Frenesia dovuta a quello che sta facendo il Teramo. Nessuno dice che il traguardo è stato già raggiunto, certo. Ma non esiste piazza al mondo che a 6 giornate dalla fine ha la sua squadra che ha 3 punti di vantaggio sulla seconda, con il confronto diretto in casa, che sulla carta può anche essere un piccolo vantaggio, e che non vive, non pensa in positivo. Non vedo perché non si debba pensare in positivo, non vedo perché Cimini, mi dicono che fa le capriole sopra a letto, che poi tra l'altro non ci dimentichiamo che se non si sposta Cimini nella vendita delle pastarelle del presidente i soldi non entrano e il calcio poi non si può fare. Questo diamo a Cesare quel che è di Cesare, anche perché questo l'ha detto il presidente, l'ho detto prima, insomma. E noi lo sappiamo ultimamente che lui percorre chilometri e chilometri per tutto lo stivale, esatto. E Campitelli fa il presidente, al di là di queste battute che ci stanno bene in un momento di grande euforia. Non vedo perché i tifosi non debbano pensare, certo, mettendoci il condizionale, se vinciamo il campionato, se faccio l'avvocato del diavolo, non c'è il rischio poi di svegliarsi in maniera un po' troppo brutale dal sogno? Se ti svegli, se vuol dire che ti sei addormentato, che c'era il sole, e ti svegli, auguriamoci di no, che piove, c'è un temporale, va bene, c'è un temporale, hai vissuto qualcosa di fantastico. Io nel 74-75, l'anno di Fantini, c'ero e c'erano tantissimi tifosi del Teramo che ancora oggi per fortuna sono su questa terra, e ci svegliamo e si stette male, anche se non era questa situazione, certo. Perché il Teramo lì rincorse fino alla penultima giornata, perse e poi si dovette accontentare del terzo posto. L'anno di Zecchini, una stagione indimenticabile, certo. La squadra che giocava il miglior calcio in Italia, direttori sportivi che tanti che ne conosco, cito Andrea Iaconi, che ancora oggi di tanto in tanto mi fa: ma come avete fatto a non vincere quell'anno? Andò come andò, ci resti male, però hai vissuto ugualmente una grande stagione. Oggi, a 6 giorni dalla fine, non si può chiedere al tifoso: ma restiamo calmi, restiamo, perché credo che nemmeno gli stessi giocatori sono calmi, perché a oggi i giocatori sono consapevoli che hanno la possibilità. Ecco, non stanno. Hanno la possibilità, la grande occasione per la loro carriera, giovani e meno giovani, di centrare un traguardo che all'inizio di questa stagione o pochi mesi fa era, anzi, diciamo pure se vogliamo, 4 partite fa era impensabile. Prima di sentire Fabio, Ercole, anche i giocatori chiaramente seguono questo momento emotivamente importante, però riescono, almeno finora lo hanno dimostrato, a contenere in maniera positiva questo grande entusiasmo, anche perché poi c'è il rischio dell'eccesso opposto, quindi il ritiro, piedi per terra, anche perché poi comunque lo staff tecnico riesce un po' in questo lavoro di contenimento dell'entusiasmo. Ma guarda, io questa è una positività che vedo di partita, perché al momento in cui anche abbiamo avuto anche delle vittorie abbastanza agevoli, oppure delle vittorie dove abbiamo veramente dominato, parlo della partita pro Piacenza, parlo di partite che abbiamo sofferto, tipo quella che abbiamo sofferto con il San Marino. Però vedo una cosa importante, anche la società è una società che onestamente non si è fatta non da parte, è una società che fa lavorare molto bene il suo staff, sicura di quello che fa, quindi la società non è che sta lì che dà pressioni del genere. Ma la cosa più bella è che vedere che io ero a Piacenza, ho dormito con loro la sera di Pro Piacenza, e alla fine della partita, dove avevamo fatto una partita meravigliosa a Pro Piacenza, una squadra che era lì tutta serena, che aveva fatto il suo dovere, senza non però c'era assolutamente, non c'era un'euforia, non c'era, cioè tutti quanti già lo spirito pensano, della squadra in missione, pensano cioè, già, la missione di portare avanti il risultato, pensavano già alla partita successiva con San Marino, e questo è un dato positivo, perché loro onestamente pensano partita per partita. E la cosa bella è che anche il nostro mister
pensa di partita in partita e casomai la partita dopo ci pensa, dopo aver affrontato questo partito. Certo, vediamo la classifica, Gianni, e vado da Fabio perché l'Aquila sarà pure stanca, però la classifica dice che si stanno riaprendo degli scenari molto, ma molto, ma molto interessanti, perché oggi la Reggiana non è andata oltre l'1-1 a Prato, e questo vuol dire che se domani l'Aquila dovesse fare risultato pieno a Savona si metterebbe a un punto dalla Reggiana, che poi dovrebbe recuperare la partita col Pisa che al momento sta vincendo, e quindi il Pisa affronterà col massimo delle motivazioni quella gara. Magari ci scappa anche un X, magari in uno scenario anche sin troppo ottimistico, però neanche così tanto lontano, e la gara di domani è assolutamente importante. Sì, la gara di domani è fondamentale, e tutto quello che tu hai detto è vero se si rimane sul dato numerico, sul dato brutalmente matematico. La differenza è che l'Aquila è una squadra che ha vissuto una stagione un po' particolare, un po' strana. Io ultimamente l'ho definita anche schizofrenica in uno dei miei articoli, perché comunque è indubbio dire che è una squadra che quando è in giornata fa paura a chiunque, ma quando non è in giornata prende schiaffi da chiunque. Per cui credo che quello che bisogna fare adesso, e in questo il mister diciamo gliene va dato atto perché lo ripete da alcune settimane, è quello di non guardare più la classifica, ma di vivere gara dopo gara, cercando di rimanere con i piedi per terra, arrivando al 10 di maggio, vedendo dove si è arrivati. Anche perché poi, inutile dirlo, il periodo buio ha portato nell'ambiente l'Aquila tanti rimpianti e tanto sconforto, per cui la piazza proprio ha chiesto a fine anno una sorta di ripulista in generale, per cui dei giocatori proprio parlo. Per cui io credo che al momento, più che pensare alla classifica, è per questo dico che bisogna poi vedere dove si arriva, è che molti giocatori devono pensare al fatto che si stanno giocando anche la riconferma per l'anno prossimo. Certo. E questo secondo me è il dato da sottolineare, nessun volo pindarico, nessun facile entusiasmo, perché questa è una squadra che ha dimostrato che quando è lì per diventare grande, poi quando ha l'occasione giusta inciampa e cade, per cui bisogna andarci con i piedi di piombo, rimanere lì, come diceva prima il vicepresidente del Teramo, che come diceva arriva bene il guru della Ferrari in questo momento, quindi piedi per terra, lavorare gara dopo gara, tirando fuori sempre il massimo dell'orgoglio, dell'abnegazione. Credo che all'Aquila ci voglia solo questo. Allora, vediamo i gol di oggi, chiedo sostegno a Gianni, partiamo da solo i gol di Prato Reggiana e poi di Sant'Arcangelo Grosseto. Vedo che Ercole scalpita, tra poco ti ridò la parola, vediamo. No, però prima io non ho scalpito, sono tranquillissimo. Sembrava volessi aggiungere qualcosa alle parole di Fabio. Allora vediamo comunque i gol, partendo da Prato Reggiana. Siamo al 26esimo della ripresa, la Reggiana passa in vantaggio con un colpo di testa di Spanò, difensore centrale, su un cross che arrivava dalla destra in tuffo, sorprende la difesa. Aveva dichiarato in settimana che faceva gol Spanò. Sì, l'ho letto su Lega Pro. E allora ci ha preso, perché il gol lo ha fatto in tuffo, vedete, sorprende la difesa del Prato. Però passano 3 minuti ed arriva il pari sugli sviluppi di questa azione d'angolo, doppio tentativo di cross di Cavagna, colpo di testa di Bocalon, il solito Bocalon, palla in fondo al sacco, proteste timide di qualche giocatore della Reggiana per una presunta spinta di Bocalon, magari ora rivedremo il rallenti, però il gol è stato convalidato ed è un gol positivo sia per il Teramo, direi soprattutto per l'Aquila, perché dopo lo 0-0 tra Reggiana e Teramo probabilmente la Reggiana ha perso la possibilità di lottare per il primo posto e in lotta per i playoff. Questa è una battuta d'arresto. Qui siamo a Sant'Arcangelo, oggi il Sant'Arcangelo dopo la partita brutta, soprattutto il brutto primo tempo, ha cambiato 5 giocatori rispetto alla gara del Fattori e ha vinto 2-1 contro il Grosseto. Rovesciata di Graziani, sporca, arriva in testa, in tuffo, De Respinis in gol anche all'Aquila e fa 1-0. Nella ripresa c'è il colpo di testa di Pickelman su cross di Torromino, probabilmente una deviazione di Traoré, il difensore di colore del Sant'Arcangelo, e Nardi è spiazzato. Siamo qui al quarto d'ora della ripresa, ma poco dopo ecco che cosa si inventa l'ex aquilano Vito Falconieri, slalom e poi sinistro sul primo palo a sorprendere Baiocco.
è il gol partita, il gol che regala 3 punti al Sant'Arcangelo ed è un risultato, mi permetto di aggiungere, positivo soprattutto per il Teramo. Perché? Perché la prossima gara del Grosseto è Grosseto-Ascoli, quindi questa sconfitta mette pressione sul Grosseto che con l'Ascoli dovrà giocare con il coltello tra i denti perché rischia di entrare definitivamente in zona play-out. Rivediamo la classifica dopo questi risultati. Intanto Pontedera-Pistoiese siamo sempre sull'1-0, Carrarese-Pisa siamo sempre sull'1-2 e sta iniziando il recupero allo Stadio dei Marmi di Carrara. Vedete la classifica, Grosseto 38 avvicinato dal Sant'Arcangelo, poi il Prato, il Savona, la Pistoiese che deve recuperare 2 partite ma che è in caduta libera, insomma questi sono degli spunti. Ercole, tu sei d'accordo sul fatto che questo risultato è il migliore che potesse auspicare il Teramo per questi riflessi un po' indiretti? Tu dici ma noi pensiamo a noi. Bravo. Ti ho anticipato. Io sono convinto che il Teramo se fa 16 punti può risolvere tanti problemi. Vabbè, è una risoluzione indipendente della vedendo le immagini del Grosseto e premetto subito che quello che sto per dire è un'autocritica a me stesso, un po' a tutti però, sì. Quindi chi vuol capire a casa capisca, può capire. Rivedendo le immagini del Grosseto, il gol di Pinkerman, ripenso alla partita in casa del Teramo con il Grosseto. Certo, segnò il gol dell'1-0 Pinkerman. E ricordo che tutti quanti dicevamo, io per primo, che il Grosseto era un'ottima squadra, che era destinata a un campionato di vertice, che una coppia di attaccanti Pinkerman-Torromino, tra l'altro Torromino aveva fatto gol in Serie B, quindi certo, era più che... Perché Gambino pure del... Più che giusto dare credito, e che una bella coppia di attaccanti era appunto Pinkerman-Torromino, il centravanti, come vogliamo chiamarlo... Ecco Gianni che va a ripescare d'area, proprio esatto, il gol di Pinkerman. E tutto il resto, Torromino mentre attaccante no, più rapido, da caratteristiche diverse, quindi una bella coppia che si cosa, cosa che non è mentre la Padula Donnarumma. Se sei sentito? Ecco, ora ho capito. Tu dici che quindi che si... Non ricordo questa partita che dicevamo le stesse cose. Tu stai mandando un messaggio attraverso alla dirigenza. A te non si diceva queste cose. Come non si dicevano queste cose? Ah, forse devi fare l'ironico. Già si voleva mettere su... sullo spiego, che aveva fatto la squadra, l'allenatore e tutto il resto. Il calcio, per il calcio dirti, purtroppo per dirti che a un volte palo, bisogna un palo, sapere aspettare, può cambiare la carriera di un allenatore o un direttore sportivo. Lo ripeto quello che ho detto, certo, di nuovo, e aggiungo senza fare nomi per alcuni giocatori ai quali quello che sto per dire già ho detto. Io di alcuni giocatori del Teramo avevo detto che non erano in grado, che non erano in grado di giocare in questa titolare categoria, in G1, che poi ci potevano stare, ma che al Teramo mancavano alcuni ruoli, o comunque alcuni ruoli erano scoperti per disputare un campionato medio alto. Ti sei dovuto ricredere. Come no, ci mancherebbe. Ma il primo nome che faccio, non mi vergogno di dirlo, è quello di Masullo. Lo sapevo. Masullo ha disputato una stagione super, gli faccio di nuovo i complimenti perché a me personalmente ha sorpreso. Credo che abbia sorpreso tanti, forse non tutti, tra i tanti non ci metto Vivarini e Di Giuseppe che lo avevano confermato e perché sapevano che Masullo avrebbe potuto dare un buon rendimento e lo ha dato. Ora, certo, al di là del modulo tattico del 5-3-2 invece del 4-4-2 iniziale e tutto il resto, insomma, ecco. E questo ripeto è perché a inizio di stagione tante volte bisogna avere Ercole, la pazienza di aspettare. Ercole sogghigna, di dare il giudizio. Ercole, perché stai, cosa stai pensando, Ercole? penso che purtroppo a volte quando si parla di calcio si dovrebbe riflettere molto, a volte essere impulsivi e giudicare soprattutto con 90 minuti o con 180 minuti a volte si sbaglia, però sono dell'idea che quando poi nella vita si assume la responsabilità, soprattutto si assume la responsabilità di aver sbagliato e anche di dirlo, di aver sbagliato, mi fa piacere che Francesco
Anche perché tu fai le capriole sotto, io sopra non letto. Faccio le io le faccio io sopra e sotto il letto per adesso. Scusami, dove lo trovi lo spazio per fare le capriole anche sotto il letto? Sono capriole diverse. Ho il letto grande. Bravo, il letto grande, non ce l'ho pensato. Io sono una cosa che mi farebbe molto piacere. Che oltre a... Qui stiamo rivedendo i gol di Masullo fatti nel passato. Ad abbracciarmi mio cugino, che forse sia, penso che sia l'artefice di questa scalata importante della Teramo Calcio, le prime persone che sicuramente andrò ad abbracciare sarà di Giuseppe Marcello e Vincenzo Fiorini, i suoi collaboratori. E poi comincerò dal primo all'ultimo. Componente della bravo, a proposito della rosa, con la... della rosa del Teramo, che qualsiasi esso sia il risultato, perché non voglio mai parlare di quella parola, quella lettera famosa, non la voglio mai parlare, però posso dire che emozioni così importanti, emozioni che stanno dando, soddisfazioni che danno questa squadra, uscire da Carrara con gli applausi, uscire da Piacenza con gli applausi. E poi posso dire una cosa, è anche una squadra simpatica, perché non c'è... Tanto lo vediamo pari della Pistoiese a Pontedera. Non c'è... Come ho detto che la Pistoiese è in caduta libera, boom, mi hanno stampato in faccia il pareggio. Prego, Ercole. E quindi è una squadra anche che si fa voler bene, è una squadra che ha sempre dei consensi, a parte un paio di allenatori che a volte sparlano un po' del grande Vincenzo Vivarini, che la grandezza di Vincenzo Vivarini non solo come allenatore ma come uomo e soprattutto al di sopra di come ogni educazione. Forse che qualche persona si è dimenticato che l'educazione e l'umiltà rende forte la persona. Bene. A proposito di collaboratori, ho avuto mai, prendo la palla al balzo per nominare, e me lo sono voluto scrivere perché non mi ricordavo i nomi, certo. Antonio Del Fosco, che è il preparatore atletico del Teramo. Ah, è vero, ci tenevi a fare questo. Sì, e Fabrizio Zambardi, che è l'allenatore in secondo, il preparatore dei portieri, perché Tonti sta avendo un rendimento alto, un ex allenatore del Teramo, carissimo amico mio, Marco Cari, mi aveva detto quando il Teramo prese Tondi, mi disse: guarda che un giocatore da un rendimento costante ed elevato. Io secondo me sta facendo molto male. Chi è? Tondi. Perché appena gli dicevano che fa bene, no, Florio per me ha fatto male fino a ieri, e speriamo che da domenica come tuo cugino intervieni per certe cose vanno dette. Questo è il preparatore atletico del preparatore dei portieri. Il rendimento di Tondi, il rendimento di tutta la squadra, ecco perché nomino Antonio Del Fosco il preparatore atletico. Il lavoro di Del Fosco e di Vivarini, qui non mi metto a ricordare che in tanti già dall'anno scorso ma le squadre di Vivarini, il girone di ritorno calano. Voglio fare polemica, perché non è questo il momento di fare polemica, 6 giornate dalla fine del campionato, con un traguardo storico all'orizzonte, la possibilità di raggiungere. Scusa, però qualcuno se lo aspettava. Sta di fatto, no. Ah sì, qualcuno sì, che cosa? Che il Teramo... vabbè, chi se ne frega se qualcuno se lo aspettava. Sono in tanti forse ad aspettarsi, anche fuori Teramo, che ne so, ma magari per dire a Messina, a Caltanissetta, a Treviso, non me ne frega niente. E mentre stiamo vedendo una squadra che riesce a giocare a ritmi elevati, tatticamente perfetti o quasi, e quindi segno che il lavoro di Vivarini, di lo so, una certa età, di Del Fosco e di Zambardi va messo in gran risalto. In grande risalto. Parlando prima di giocatori, dovessi Fabio fare una valutazione ora, 6 giornate dalla fine, il giocatore sorpresa in positivo e sorpresa in negativo, magari è un domandone questo, però i primi che ti vengono in mente è quanto c'è di Zavettieri nelle osservazioni che tu magari ora farai su questi giocatori e come ritieni lui abbia gestito questi aspetti da quando lui si è insediato, ottimo l'inizio e poi qualche problema fino a poche settimane fa. Allora sicuramente mister Zavettieri appena arrivato, insomma, ha cominciato a far sognare subito un po' la piazza, ha riportato un po' di fermento dopo le prime giornate in cui Pagliari era riuscito soltanto a fare 5 punti in 6 gare, per cui diciamo con il suo arrivo subito 2 vittorie, subito la prima appunto al Bonolis contro il Teramo nel derby, che ha riportato non glielo ricordavo, grandissimo entusiasmo nella piazza rossoblu, insomma, però quello per voi
Per voi, vicepresidente, ormai credo sia un lontano ricordo, ormai, insomma, visto poi la rampa di lancio sulla quale siete saliti. E sicuramente, se dovessi dire un giocatore che... Noi cugini li aiutiamo. Ma chiaramente, ma io sono in questa fine di stagione sono il primo tifoso del Teramo, anche per affetto di tanti amici teramani. Ti ringrazio. Insomma, dicevo che sicuramente come non si può nominare Salvatore San Domenico, che è stato colui che con i suoi 9 gol, addirittura sotto Natale era uscita appunto una news da... Scusami, noblesse oblige, prego. I suoi 9 gol era stato addirittura nella pausa natalizia da Football Data, che è un'importante agenzia di statistica, il giocatore più determinante, più decisivo, cioè quello che fa le cose che più determinano, cioè quello che aveva portato più punti alla propria squadra. Per cui, come non si può nominare adesso, invece Salvatore San Domenico, insomma, è in un momento un po' di stanca, magari anche un po' la gestione dello spogliatoio. È stato messo in discussione, non si può. Insomma, anche qui, insomma, questo dentro e fuori da parte del mister, io personalmente non lo condivido, poi è una scelta di Nunzio Zavettieri. Per cui sicuramente lui su tutti, guarda, se poi dovessi dirti un giocatore che invece non è andato propriamente bene, a me viene in mente tutto il girone di andata e mi verrebbe da dire Raffaele Perna, che fino ad oggi... Tanti minuti giocati, 2 soli gol, però c'è anche da dire che la numero 9 dell'Aquila quest'anno sembra essere maledetta, perché chiunque la indossa poi ha notevoli difficoltà di interpretare proprio il ruolo della punta. Per questo anche poi mister Zavettieri, magari poi ci possiamo tornare più avanti, ha operato questo cambio tattico giocando, passando al 4-2-3-1, dicendo che questo modulo... Cercando di vedere chi tra Verdi, Spozzebon e Perna riesce a fare qualcosa. Sì, anche lì poi insomma la gestione dei 3 attaccanti mi sembra un po', lo dico con grande affetto, verso il mister mi sembra che ci sia una sorta di rotazione scientifica tra i tre, insomma gioca uno, sta fuori l'altro, poi gioca l'altro, esatto, per cui questo poi magari crea anche difficoltà ai ragazzi che devono giocare in campo, anche far rimancare un po' la terra sotto i piedi e le certezze, poi il pallone arriva a scottare, insomma, come si dice in questi casi. Francesco? Ci sono dei giocatori che al di là di determinati e particolari momenti non devono essere, non vanno messi in discussione. Non si poteva mettere, secondo me, all'Aquila in discussione San Domenico. Lo stai dicendo tu e non lo sto dicendo io. Quindi. Sì, lo dico io, come no? E non si può mettere in discussione, o per meglio dire, non in discussione, non si può discutere se un giocatore in una partita rende un giocatore che Donnarumma, che è capocannoniere del campionato da tantissime settimane, se in una partita sta giocando meno bene delle altre. Se in una partita ha determinati atteggiamenti proprio tipici del goleador del centravanti e quindi un tantinello egoistici, io sono il primo che magari lo ha mandato a quel paese lì sul campo, nell'enfasi del momento, qua in quella partita non ha passato la palla di Pallandoni, però poi ti devi fermare lì. Non si può parlare per mezz'ora di seguito perché Donnarumma non ha passato la palla. Stiamo parlando di un giocatore che sta disputando il bomber dei bomber. Bravo, a 9,5. Se continua così sarà da 10. Sarà da 10. Quindi, anche perché per rievocare, insomma, mio Jolly, si parla di Donnarumma e la Padula, ma se si tira poi in ballo il passato del Teramo andando a ricordare Pepe Motta, vuol dire che questi due ragazzi non stanno facendo bene. Appunto, stanno facendo bene di più. Bravo. Ercole? Io in Trentino mi scelse un giocatore. Ricordiamo, ritiro del Teramo in Trentino, al Folgarida. Io mi scelse un giocatore che l'anno scorso avevo fatto non a livelli suoi. Io in Trentino ho detto, io mi prendo te come protetto, cavallo, come cavallo, ed era Maddio. Ah, centrocampista straordinario, che se ne parla veramente stagione... poco. No. Qui si parla del capitano, si parla di quello, certo. Ma io invece lì è arrivato sotto traccia. E poi sotto traccia. Fortunato che appena si fece male sta caviglia, quindi lui non ha potuto fare una preparazione come lui forse si aspettava. E poi bravissimi il tecnico, bravissimi tutti quanti, l'abbiamo aspettato. Secondo me sta facendo un girone super di ritorno. Sì. Qualcuno molto intelligente. Qualcuno mi confrontava questo giocatore con altri giocatori e io gli dicevo il mese di novembre, aspettatelo.
perché uno che sa. Ti fidavi anche un po' delle parole di Vivarini, forse? Ma no, io mi l'avevi visto all'opera. Ero impazzito di lui quando quell'anno andammo ad Aprilia, ne prendemmo tre senza uscire dall'area piccola. Quindi noi giocavamo 10 giocatori, certo, dietro. La ricordo quella partita. 10 giocatori nel nostro campo e non ci fecero prendere mai la palla. E quindi posso dire che mi fa molto piacere, anche perché è un ragazzo straordinario. Certo, poi tra l'altro ex compagno di squadra, chiedi, di Del Pinto, esatto, formavano una bella coppia. E il Teramo lo scorso anno, quando andò via Coletti, si parlava di Perpetuini, che poi insomma non fu concretizzato, e Perpetuini quest'anno all'Aquila sta cercando di riprendersi da questo, sì, lungo piano infortunio. Piano, insomma, brutto infortunio inizio stagione a Pontedera, adesso piano piano sta rientrando sicuramente le sue caratteristiche, anche soprattutto con questo cambio di modulo di fronte, davanti alla difesa, un giocatore come lui capace di far girare la palla, insomma, sarà utile in queste ultime perché 5 partite. Partite. Sì. Allora, facciamo una cosa, intanto vediamo le schermate, perché è finale a Carrara, il Pisa ha battuto la Carrarese 2-1, le reti di Risu, raddoppio di Floriano, i gol agli inizi dei due tempi, poi ha accorciato Cellini, ma inutile rigore, la rincorsa della Carrarese sul rigore. Pontedera Pisa 1-1, gol di De Cenco e poi pareggio di uno dei tre Ricci che ha la Pistoiese. Quindi la classifica rispetto all'ultimo aggiornamento varia di pochissimo, con il Pontedera che ora ha un punto in più, non più 3, 45, e la Pistoiese che sarà a quota 34. Il Pisa si rimette in corsa, tenuto conto che ha il recupero di Reggio Emilia. Se dovesse vincere si metterebbe a un punto solo dalla Reggiana. Quindi potrebbe esserci, se l'Aquila fa risultato a Savona, per il terzo posto una volata a 3, perché ormai per il primo posto Reggiana, Pisa e l'Aquila non possono dire più nulla. Vediamo i messaggi, anticipiamo un po' perché ce ne sono diversi, quindi andiamo a vedere i messaggi. Il 10 maggio non succede, ma se succede... Io questo che venisse al campo domani, io lo devo conoscere. Ma domani sarà sicuramente allo stadio. Sì, io lo devo conoscere. Tu fai così, chi è che scrive questo messaggio? Ti faccio i complimenti qui in diretta, perché questo è sempre, dice tutto... Allora, il mio ragionamento è sul trend delle ultime 4 partite. Probabilmente, se il trend viene confermato, se, ed è un se grosso come una casa, il 10 maggio magari, che cosa deve succedere? Quello significa il 10 maggio perché finisce il campionato e perché c'è Teramo Ascoli, l'ultima di campionato, quindi si sancisce la fine della stagione. Non succede, ma se succede, ecco qui il cammino comparato. Questa è una schermata interessante che insomma, la riprenderemo tra poco. Vediamo qualche altro messaggio, perché poi vorrò sentire un po' cosa ne pensano del calendario comparato. Portaci in B, Dio Lapone, sarebbe Lapone, Lapo, Lapa, Lapadula, suppongo sia Lapadula. Portaci in B. Fonte Facebook, sono stati venduti 2000 in prevendita. Allora, alle 18 l'aggiornamento è 1047 italiani venduti. 1140 mi ha chiamato Marco prima, alle 1140. Ok, quindi 1140 aggiornato un'ora dopo, quindi alle 19. Dicevi, 18.35. 18.35, quindi quasi 1200 più la quota abbonati di quasi 400, quindi siamo sui 1600. Se poi dalle 19 adesso sono stati venduti altri biglietti, ha ragione Facebook. Ci può stare assolutamente, quindi grazie a questo telespettatore. C'è grande attesa. Un saluto a tutti, domani ovviamente sarò allo stadio pronto a sostenere i biancorossi, ma volevo fare una domanda a Francesco Di Francesco: quando sarà pronto Teramello? Grazie e forza diavolo Tommaso. Semmai lo chiediamo al vicepresidente. In parte già è pronto, è no? Quasi pronto, mancherà secondo me fra circa un mese saremo anche pronti per spostare tutto il settore giovanile lì finalmente. Ok, Francesco, ti verrò a salutare il 10 maggio. Perfetto. Ma prima no? O c'è scaramanzia forse dietro questo? Ma possiamo aspettare il 10 maggio. Possiamo aspettare. Mica è un problema, aspettiamo. Che ci interessa. Vai, vai, vai. Prossimo. Io spero che il Teramo domani cerchi di far ammoniere la Padula o Caidi. Ah, tiri fuori un argomento che avremmo voluto tirare fuori. Questo sms lo anticipa e ne abbiamo anche un po' parlato a telecamere spente. La Padula o Caidi? No, Caidi ha due ammonizioni, quindi non è diffidato. No. Speranza, almeno ce la togliamo contro la Lucchese questa diffida.
Ok, vediamo un altro paio di messaggi, poi di questo parliamo. Una domanda per Francesco Di Francesco, storico del Teramo Calcio. La tradizione divisa del Teramo è a strisce verticale o a tinta unica rossa? Grazie. Vediamo il prossimo e poi andiamo con le risposte. Di Francesco, secondo lei ad Ascoli stanno pagando l'arroganza mostrata durante tutto il campionato? Parlo non solo a livello di società, ma nell'ambiente a 360 gradi. Ok, allora rifacciamo un po' di ordine. La questione delle diffide. Cosa pensa il vicepresidente? È giusto, poi se arrivano arrivano, ma se non arrivano è giusto pianificare dei cartellini per fare delle squalifiche oppure no? L'Ascoli ad esempio per la partita di domani aveva dei diffidati, 4 di questi sono stati sanzionati e domani in 4 non giocheranno. Come gestire? Ma io penso che è una cosa importante. Io mi ricordo una partita Juventus-Real Madrid. C'era un giocatore diffidato, una qualsiasi allenatore l'avrebbe tolto, Lippi non lo tolse, fu ammonito e non giocò la finale. Pavel Però io una cosa importante, io siccome sono, prima quando facevo, prima i complimenti al team manager della Ferrari, perché lui parla di squadra. E quindi se io oggi dico che qualcuno si deve far ammonire per non giocare la prossima partita, manco di rispetto per i giocatori che sono pronti a subentrare a qualcuno che... E quindi io come vicepresidente, come componente della società Teramo Calcio non posso dire una cosa del genere. Secondo me devono vivere quello che sono le sensazioni di ogni partita. E casomai se pensare all'ammonizione la pensiamo casomai a Pontedera oppure la pensiamo in... Oggi dobbiamo pensare a tutto quello che è una partita fondamentale. Poi dopo domani sera, dopo le 7:15 penseremo a Lucchese, partita fondamentale. Poi penseremo a cioè noi dobbiamo vivere come sempre abbiamo fatto in tutto il campionato, vivere la giornata. Le diffide di quello, di quell'altro. Poi l'11 io e Di Francesco andremo sicuramente, che io gli devo fare un regalo, gliel'ho promesso, non glielo faccio davanti alla gente, ma glielo farò in privato. In privato. Ed è cosa interposta. Se è quello che penso io, poi ci arrestano. Quindi faccio fatti in privato. Appunto. Anche perché aggiungo che intanto è quello che diceva lui, ossia tu se arrivi con 2, 3, quanti diffidati abbiamo adesso? 5. Speranza, La Padula, Bucchi, Diachité e Tonti. La partita, la terz'ultima, quando giochi in casa con il Pontedera, alla quart'ultima. Poi c'era chi era quel giocatore che giocò tutto il girone, che gli disse caro presidente Giancarlo, il grande Giancarlo Pulitelli, altro giocatore. No, che ma c'era un altro, Tortora? Non mi ricordo. Pulitelli è sicuro, giocò credo una decina di partite con la spada di Damocle, era diffidato, non fu ammonito, o finì il campionato o si superò le partite che erano che servivano, insomma. Comunque se succede poi anche, come è stato ammonito alla Padua, se dopo incontri un arbitro il cartellino giallo come San Marino, allora a quel punto cose diverse, non è che la puoi non è che quella la puoi non ci puoi fare niente. L'ammonizione che ha avuto col San Marino Padula è da mandarle, da andare 3-4 persone in macchina, aspettare sotto casa il designatore e dice, educatamente, ma me devi spiegare il designatore, devi spiegare due stacco all'ammonizione e adesso che fai con questo arbitro? Cosa gli avete detto? Perché questi dice che vedono tutto, che vedono tutto. Pare che sia un arbitro giovane in grande ascesa, Forno di Roma 1. Forno di Roma 1. Domani? No. Ah, quell'arbitro. Teramo San Marino. Tu come valuteresti questo fatto delle diffide? Perché io dico la mia, il problema è che se poi pianifichi, ne fai ammonire uno e poi la partita dopo per qualsiasi motivo la pareggi e poi lì arrivano le polemiche. Ecco, non si doveva. Non c'è da però adesso... c'è il pericolo che poi accumula, ad esempio, Caidi ha 2 ammonizioni, ne prende un'altra, fa il difensore, può prendere, va in diffida pure lui. Quindi hai Caidi, Diachité e Speranza in diffida. Tu pensa un po'. Perrotta ne ha 6, se prende la settima va in diffida pure lui. Rischi di avere un pacchetto intero di qui alla gara con l'Ascoli,
tutti quanti con le diffide. Sarebbe stupendo, pensa un po' se arriva l'ultima partita con 4 punti di vantaggio. Ah, questo proprio è il sogno. Ma non il momento. Il calcio non si può fare. Calcoli del genere, certo, è impossibile. Non scherziamo, certo. Non sono mai stati fatti. Per quello che risulta a me, non sono mai stati fatti e mai si faranno. Mo adesso... Però Mourinho fece una cosa del genere in un girone di qualificazione. Però capito, lì era la partita con un super. Un giocatore con due, non scherziamo. Ha toccato qualcuno. No, assolutamente no. Però Mourinho, insomma, può fare tutto. Cioè, un grande allenatore, grande onnipotente. No, io per tornare su quello che dicevi, io più che esprimere la mia su questo, poi immagino che magari dentro gli spogliatoi questi discorsi si facciano da tempo in da qualche settimana. Anche noi addetti ai lavori magari non le conosciamo, però io volevo ritornare sulle dichiarazioni del vicepresidente del Teramo, perché secondo me ha detto una cosa che è molto interessante e che fa vedere qual è la vera forza del Teramo. Cioè lui ha detto: io non posso dire che qualcuno deve farsi ammonire per poi saltare la partita, perché comunque chi gioca al posto suo è comunque pronto. Ecco, secondo me è questa la vera forza del Teramo. Io non sottovaluterei l'aspetto psicologico e del gruppo che si va a creare, perché secondo me, qui cito mister Zavettieri che dice una cosa sacrosanta, dice: il campionato, questo campionato non lo vincerà la squadra più forte, lo vincerà il gruppo più forte. Io ho visto un'immagine, adesso non mi ricordo, qualche settimana fa, di un giocatore del Teramo che segna e che va verso la panchina ad abbracciare un suo compagno che gioca meno. Scipione, che ha abbracciato e dedicato il gol a Bucchi. Questa credo che sia l'immagine del Teramo che vada sottolineata non una ma 100 volte, perché poi così si vincono i campionati. Forse quello che è mancato nel momento cruciale all'Aquila, esatto, che è ancora in lotta magari per i playoff, però lì dove lo spogliatoio doveva compattarsi all'Aquila invece si è disgregato in tanti piccoli gruppetti e poi è successo quello che è successo. Lì dove invece non è successo, ossia a pochi chilometri di distanza sull'altro versante del Gran Sasso, invece si è vista una squadra che è salita sulla rampa di lancio e che, ma poi in campo si vede che si aiutano l'uno con l'altro, che c'è feeling, che c'è gruppo, che c'è grande voglia. Ercole, volevi aggiungere sul fatto di Scipioni Bucchi? Io l'ho detto prima, beh, innanzitutto fa un plauso alle persone che giocano meno, purtroppo, perché onestamente quando noi non vediamo giocare un giocatore come Bucchi, che è il nostro capitano, il nostro simbolo, è quello che praticamente sta lì a parlare con i giocatori, cercare di consigliarli, cercare di essere sempre la persona pronto ad aiutare un compagno in difficoltà. Per dire, poi l'accordo, non c'è questo egoismo da parte delle due punte davanti, che metti caso fa un gol uno, fino a che non lo fa l'altro lui fa di tutto per fargli fare gol e io poi la mi incazzo come una bestia, perché quelli si vogliono aiutare alla grande. Cioè il Teramo, ma questo è merito dello staff, merito di chi ha fatto questa squadra di ragazzi meravigliosi e anche di un allenatore che è riuscito insieme al suo staff di organizzare dei valori importanti, perché nel Teramo calcio la cosa più importante sono i valori. Dobbiamo fermarci, no, siamo dobbiamo già abbastanza a oltre. Due telespettatori. Ah, è vero. Allora, uno sulla tinta unico a strisce verticali. Posso rispondere che a me quella che piace di più è quella che mi fa sognare, quella strisce verticali biancorossa, che fa parte della storia del Teramo. Nel Teramo di tantissimi anni fa si giocava, credo che proprio nell'era Campitelli sia stata riproposta, con una maglia blu e con una banda bianca e una rossa sul era l'anno, il primo anno della Serie D, esatto, sul petto. Per quello che risulta a me, ma ripeto, lo dico con il beneficio dell'inventario, per rispondere e essere educato nei confronti del telespettatore, è una delle maglie, ecco, diciamo così, della storia che ha fatto la storia del Teramo, delle più antiche, proprio quella strisce biancorosse verticali, senza tornare indietro di 70, 80 anni fa, 90 anni fa, perché le maglie a strisce verticali non si usavano nei primi anni. C'era un altro messaggio? C'era un altro messaggio, e se in regia ce lo ripropongono, perché non lo ricordo sinceramente. Era poco, il penultimo. Uno o due prima di quello del telespettatore che chiedeva. Allora facciamo una cosa, anziché complicare, lo troviamo e rispondiamo dopo la pausa, perché dopo, nella seconda parte, dobbiamo vedere le dichiarazioni di Zavettieri, di Vivarini, improntate alle gare di domani.
Eccoci rientrati. Allora, il messaggio in questione che tirava in ballo Francesco era sulla presunta arroganza ad Ascoli mostrata durante tutto il campionato, non solo a livello di società ma dall'ambiente a 360 gradi. Io non so questo concetto di arroganza tragga origine, non so se dipende dall'Ascoli stesso, dall'ambiente ascolano in sé per sé, o dal fatto di non considerare magari il Teramo nella rincorsa, ma che di considerare altre squadre. Ma questo era un po', se, sotto questo punto di vista, penso che tutti quanti ad Ascoli pensassero che fossero Pisa, Spal e Reggiana all'inizio le vere avversarie per vincere. Sì, ma non è questo, il telespettatore ha ragione in pieno, mi dispiace dirlo, non è che mi dispiace dare ragione al telespettatore, ma arroganza, perché adesso che il Teramo ha 3 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine, ha recuperato 7 punti in 4 giornate, in questo momento i numeri dicono che il Teramo sta meglio dell'Ascoli. Non sto dicendo che il Teramo ha già vinto il campionato e che vincerà sicuramente il campionato. Tu magari leggi qualche giornale, qualche altro articolo che arriva da Ascoli e non viene mai menzionato il Teramo. Sotto questo aspetto a Teramo, e credo di poterlo dire adesso che mi diletto solo in televisione, chi scrive e chi parla a Teramo è molto più rispettoso nei confronti degli avversari. A questo il telespettatore si riferisce come arroganza. Ad Ascoli erano convinti che avrebbero vinto tranquillamente il campionato, se dovessero riuscire a vincerlo non lo vinceranno tanto tranquillamente. Oggi Mengoni ha detto in un'intervista: noi siamo una squadra che può vincere il campionato, ma non eravamo nati o non avevamo i mezzi per essere un ammazza campionato. Ha detto: possiamo vincerlo, daremo tutto per farlo, però non siamo un ammazza campionato, perché dice in questa fase, tipo a Forlì, nel momento del bisogno ci è mancata l'esperienza di alcuni elementi che nessuno può sostituire, nessuno degli altri. Adesso lo Pirroni, Altobelli, Grassi, eccetera. Sotto sotto nei mesi passati dicevano che era l'ammazza campionato. Ancora oggi ricordano una squadra che è stata per 4 mesi, quanti mesi è che è stata prima in classifica. Sotto questo aspetto le dichiarazioni di Petrone, che vince a Pisa una partita che il Pisa meritava di vincere, o comunque che il Pisa giocò bene, e Petrone che fa le dichiarazioni alla RAI e anche agli organi di informazione di un Ascoli che è stata una bella partita, e tutti quanti dissero che è stata una brutta partita. L'Ascoli ha meritato di vincere con il Pisa, capito? Tutte queste cose messe insieme fanno pensare, come dice il telespettatore, ossia non hanno reso l'Ascoli e tutto il resto simpatici agli avversari. Vediamo altri messaggi, sempre con l'ausilio di Gianni D'Areo, vediamo se arrivano altri spunti. Dopo questo eccellente campionato vogliamo Campidelli sindaco e Ercolino vice. Berardo, ma questo manca. Però sappiamo che tuo cugino è antipolitica, nel senso che si vuole tirare altrimenti fuori. Non fosse socio mio. Ok. Un applauso al grande Ercolino. La città di Teramo è in fermento, sfondato il numero dei 2000 biglietti staccati in prevendita, comprensivi della quota abbonamenti. Domani tutto lo stadio per consolidare il nostro sogno. Forza Teramo, forza vecchio cuore bianco-rosso, scrive Alex. Vediamo. Poi quando sono finiti i messaggi caricati mi avvisate dalla regia, così. Questo l'abbiamo già visto. Questo l'abbiamo visto, appunto, del sindaco e vice. Ci manca solo quello, direbbe Ercolino. Di Francesco, secondo lei ad Ascoli stanno pagando? No, questa pure l'abbiamo già vista. Voglio dire un grazie al nostro presidente Chiodi e a tutti i soci per il loro impegno per i colori rosso-blu. Forza L'Aquila, sei sempre la squadra più forte. Bene, così poi dopo ci dici qualcosa anche sul fronte societario, perché si sta muovendo qualcosa. Ma l'Ascoli non doveva essere vietato di nuovo le trasferte dopo quello che è successo a Forlì, o è già acqua passata? Però l'Ascoli domani gioca con la propria scienza. Buonasera, faccio i complimenti a Fabio Cortelli, bravo e competente. Voglio chiedergli perché secondo lui Zavettieri ultimamente fa partire San Domenico dalla panchina. Per me non ha senso fino alla fine dell'Aquila Calcio. Gianpaolo, hai detto qualcosa prima, vuoi puntualizzare? Sì, io avevo già detto prima, insomma, che io non sono d'accordo con questa con questo discorso. Però dice perché lo fa? Perché è una scelta evidentemente, tecnica. Sì, è una scelta tecnica, evidentemente. C'è pure domani che non c'è Pacilli. No, probabilmente domani con il fatto che Pacilli è out per un'influenza intestinale, dovrebbe partire di nuovo titolare. Ecco, ed è proprio questo qui il bug, secondo me, che si
che si manifesta, cioè il fatto di far fare a quel giocatore che è stato determinante fino a un certo punto del campionato un dentro e fuori continuo, così non solo a lui ma anche per esempio mi viene in mente Virdis, che era stato acquistato a gennaio proprio per essere la punta di diamante di questa squadra, per cui credo che si siano innescate delle dinamiche all'interno dello spogliatoio, dei piccoli gruppetti e il tecnico per cercare di spegnere, di buttare un po' d'acqua sul fuoco, quindi abbia dovuto allontanare magari qualche giocatore. Scusami se mi permetto però di difendere, di difendere l'allenatore. Io penso che un allenatore, nessun tipo di allenatore, faccia del male a se stesso soprattutto e poi alla squadra. Ma questo se è questi dubbio. Giocatori che sono venuti all'Aquila con una facilità di prendersi il posto oppure di meritarsi il posto, perché si chiamavano Tizio che adesso è imbroglio, io sono convinto che questi non hanno dato le giuste motivazioni per essere titolari, ed è giusto che secondo me il mister faccia queste scelte. Non penso che un allenatore possa mettere in panchina una persona che merita di giocare. No, ma questo è indubbio, io sono completamente quindi d'accordo con quello che dice io, lei. Se qualcuno è venuto all'Aquila perché tanto il posto era sicuro, secondo me un allenatore non ha fatto giocare qualcuno o non farà giocare San Domenico, non perché onestamente lui pensa in un modo, sicuramente oggi a qualche giocatore gli dà delle sicurezze. Io credo che questo sia sacrosanto e il tecnico segue la squadra tutta la settimana, quindi le sue valutazioni sono certamente molto più approfondite di quelle che poi noi facciamo, però è chiaro che se tu un giocatore lo prendi, lo fai giocare una partita, poi lo tieni fuori, poi lo rimetti, poi lo tieni fuori, poi è normale che per quel giocatore il pallone arriva a scottare molto di più, per cui a un certo punto le valutazioni insomma diventano un po' più complesse. Ecco, questo certo, per rispondere al messaggio rispondere. Del Trespoli. Però io da Ercole voglio una dichiarazione solenne, visto che tu e tuo cugino siete diciamo in società sul fronte imprenditoriale, sul fronte sportivo, e siccome da Luciano Campitelli ci si può attendere davvero di tutto, un colpo di genio, se si candida a sindaco tu dichiari che no assolutamente no, al limite volessi pure che lo posso non posso rientrare a casa. Ah, ho capito. Questo è sicuro. Motivi di famiglia. Del calcio già ho dovuto cambiare il portone. Però come politica devo cambiare casa. Francesco, tu lo voti Campitelli se si candida sindaco? No, assolutamente no. No, perché? Vota per la... non lo voto. Vota per l'opposizione. Perché fa parte della lista. Ah, farà parte della lista. Ah, allora lo vota. Va a votare. Però qui gli farei qualche voto. Stavo riflettendo, stavo ascoltando... Francesco, un minuto perché dobbiamo ascoltare Vivarini. Un minuto, prego. Ah, sì, sì. Ah, a me? Sì. No, velocemente, era così una... battute, evidentemente nella vita uno vorrebbe fare determinate cose, se non le fa è perché poi già in partenza sbaglierebbe, perché io stavo pensando quanto sia difficile fare il dirigente, accettare le decisioni che fa. Io ti compro a gennaio 3-4 giocatori, io credo che ci sia dialogo tra Di Nicola e Zavecchieri, no? E il presidente, io ti compro questi giocatori e dopo tu non me li fai giocare? Bene, e io vengo il martedì al cambio e ti dico: mister, tu puoi fare quello che ti pare piace, lei può fare quello che ti pare piace, qua devono giocare Tizio e Sembrogno, se no te ne vai subito, se fossi presidente io. Però vedi, non lo sono, proprio perché poi mi creerei dei problemi che non ci sono. Le squadre che non vengono ragionano in quel modo. Ma infatti ti ho detto, fatti complimenti a perché te. Perché nessuno si può permettere di giudicare, perché al momento in cui non hai fiducia di un tuo primo collaboratore, il tuo primo collaboratore chi è? Direttore sportivo, sì, sì. Che va allo stesso pari merito dell'allenatore, sono i due uomini tu stanno lì per lavorare per una tua idea, per un tuo progetto. I giorni in cui tu non hai fiducia di queste persone, sì, ma infatti... devi togliere, non loro, devi togliere tutto quello che viene circondato intorno a loro. Nel calcio purtroppo un allenatore che vive 24 su 24 i comportamenti, l'allenamento, i stati d'animo, qua facciamo carattere, carattere. Tutti, ragazzi, noi abbiamo avuto, guarda, io faccio i complimenti a un giocatore, e non dico chi è neanche, complimenti a un giocatore che mentalmente ha distrutto un titolare, ma mentalmente l'ha distrutto.
mentalmente, perché nel calcio purtroppo vince chi lavora. Ho capito. Il lavoro è sano. E se quest'anno non succede, ma se succede, vince una cosa: il lavoro e l'umiltà. Lavoro e umiltà, senza né presunzione e arroganza. Vince il lavoro e l'umiltà, non vince l'arroganza e la presunzione. Ok, vi devo interrompere perché dobbiamo andare ad ascoltare Vivarini, poi ascolteremo anche Zavettieri e cominciamo a introdurre un po' più nello specifico il discorso delle partite di domani. Allora, ascoltiamo cosa dice intanto Vivarini. Allora, diamoci un altro obiettivo, cioè quello di fare un punto più dell'Ascoli in 5 partite. Non mi sembra una impresa titanica in questo momento. Ma questo per chi pensa che è un campionato facile. Il campionato, io l'ho detto, lo ripeto, è un campionato molto equilibrato. Adesso fare le tabelle, arrivare un punto prima dell'Ascoli, guadagnare un punto dall'Ascoli, sono discorsi insomma che si possono fare, però non mi interessano. A me mi interessa adesso cercare di preparare al meglio il Tutto Cuoio. Ecco, a proposito della partita con il Tutto Cuoio, adesso è impossibile pensare che una squadra possa deconcentrarsi o sottovalutare l'impegno stando prima in classifica con 3 punti di vantaggio sulla seconda in questa fase del campionato. Qual è allora la difficoltà maggiore? Il problema è invece che il Tutto Cuoio è una squadra di tutto rispetto, c'ha un allenatore molto bravo che stava lì a Reggio a vedere la partita, quindi penso che starà studiando tutte le mosse per cercare di non farci giocare. Loro già all'andata sono stati molto bravi a impigliarci a centrocampo. Io ho visto le ultime 2 partite che hanno vinto, l'hanno vinto proprio non facendo giocare le squadre avversarie. Quindi mi aspetterò un grande pressing, delle marcature uomo, degli spazi molto ristretti per i nostri attaccanti. Quindi queste saranno le difficoltà, ma speriamo di riuscire a dargli parecchi problemi anche noi a loro. Formazione: Tonti, Scipioni, Perrotta, Cenciarelli, Caidi, Speranza, Di Paolo Antonio, Amadio, Donnarumma, La Padula. Hai detto tutto tu. Quindi. Manca l'ultimo. Posto. Ma, l'ultimo non è che... No, vabbè, il discorso della... Non è lasciato a caso, ma sullo... No, vabbè, noi diciamo che stiamo abbastanza bene, anche se abbiamo accusato qualche un po' di stanchezza, perché lì a Reggio abbiamo corso tantissimo. Però, come ho detto le altre settimane, siamo una squadra giovane che recupera molto velocemente e quindi penso che... È chiaro che non abbiamo vinto, qualcosa si può anche cambiare, perché quando vinci è difficile cambiare qualcuno. C'è Di Matteo che sta in grande forma, Fiore che veramente ha fatto un recupero impressionante, Petrella sta bene, Diachité sta molto molto bene, però penso che qualcosa possiamo cambiare, ma la linea di massima ci siamo come formazione. Però io ne ho detti 10, uno almeno lo dica lei. Masullo. Allora, notizie dalla Serie B, perché si sta giocando l'anticipo della 34esima giornata, il big match prima contro seconda, Carpi 2, Bologna 0. Quindi Carpi che praticamente stasera si sta prendendo definitivamente la Serie A, semmai ce ne fosse bisogno. Poi domani tutte le altre partite, i gol segnati da Pasciuti e da Di Gaudio, proprio un elogio alla classe operaia che porta in paradiso il Carpi. E il Carpi la Serie A l'ha presa nell'ultimo turno, quando il Vicenza ha perso. Come in fai a non fare il tifo? E ha perso, scusami, il confronto diretto Vicenza-Carpi. Il lavoro, certo. Lavoro. Lavoro, programmazione, società solida. Pure lì si parlano di una società importante che lavora sotto traccia, di un DS come Giuntoli che ha messo le cose ognuno al proprio posto, e poi di un tecnico come Castori che si sta consacrando, insomma... Chissà che questa cosa non possiamo ripeterla anche in Lega Pro con il Teramo. Ah, io pensavo... Ah, di. No, pensavo che già andavi oltre. No, io... Una cosa alla volta. Io... Zitto, una cosa alla volta. Piano piano. Io sono prudente di natura. Vediamo qualche altro messaggio che è stato caricato nel frattempo in regia. Non lo chiamate Teramello che è Mi Inc. Domani tutti allo stadio. Ha ragione.
Sei d'accordo, Francesco? Non lo si deve chiamare per forza Pescarello, Teramello, Milanello, Acquavivello. L'importante è che finalmente, dopo da sempre, no? Dopo, da sempre, mai tempo non ha mai avuto un campo per l'allenamento. Ah, ce l'aveva nel vecchio, prima che si facesse la curva est, quindi quel pezzo rialzato della curva ovest, quel campetto lì dietro che era quasi un'offesa. Quindi io sono in onda e mi chiama il collega Luca Cilli, lui non lo saprà che io sono in onda, però mi ha appena chiamato lui, Sport Italia. Lo saluto. Mandagli un messaggio. Ora la prima pausa gli mando. Prepariamo una pubblicità. Dico, vai sullo streaming di TV6. Stacco pubblicitario perché Luca non succede, ma se succede Luca dovrà lavorare molto anche sul Teramo per diffondere. Torniamo. Sì, stavamo leggendo il messaggio lì. Letto? Caro Ercole, purtroppo domani non potremo seguire la partita vicino a te. Siamo lontani in Trentino. Saremo comunque con il cuore vicino a tutti voi. Un saluto affettuoso ai tuoi piccoli diavoli Mattia e Marco. Dai tuoi piccoli diavoli Mattia e Marco. Io questi due ragazzi sono meravigliosi, perché loro avevano fatto una scommessa con un mio carissimo amico e gli avevano detto che se faceva gol Scipioni gli comprava un regalo. La partita prima giocammo con il Pistoiese. In casa con Pistoiese. E poi a Piacenza Scipioni si mangiò 2-3 gol terribili. Al momento in cui ha fatto gol Scipioni contro il San Marino, non era la gioia di sti ragazzi che ha fatto gol Scipioni. Scipioni è venuto sotto di noi e io gli prometto che il primo CD su quel gioco lo compro io a loro due. Benissimo, hai ribadito anche. Sì, lo compro io. Bene. Allora, c'è qualcos'altro da vedere? Teramani, siete contenti adesso? Domenica scorsa, se a noi davano il rigore che hanno dato al Forlì, voi stavate piangendo per tutta la settimana. Meglio così, ma chi vi voleva sentire? Forza Ascoli, Mariano da Tortoreto Lido, Val Vibrata, bianconera. Giusto che ci sia anche un messaggio sul fronte bianconero. Beh, in effetti, vede, torniamo al messaggio. Vede, caro... l'amico di Tortoreto, Mariano. Mariano, vedi, caro signor... Mariano, abbiamo commentato qui è la prima volta, ma in altre sedi del rigore dato al Forlì contro l'Ascoli. Ovviamente da Teramano sono stato contento che l'Ascoli ha perso a Forlì, ma quello non era rigore. Ne abbiamo parlato tranquillamente rispettando l'Ascoli. Adesso sto parlando per Francesco Di Francesco, così come nella mia vita ho sempre cercato di rispettare l'avversario, se era più forte o se era più debole. Non mi sembra che ad Ascoli, e potrei farlo in nome di 4-5 colleghi subito, che spero di incontrare il 10 maggio e che molto educatamente e correttamente gli ricorderò 2-3 episodi di questa stagione per fargli capire la correttezza dei teramani e la sportività, il rispetto dell'avversario che noi tutti o quasi, perché poi non posso parlare per tutti, quindi ci metto il quasi, abbiamo per l'avversario, cosa che non hanno, se ci fermiamo al campo giornalistico. Però senza tutti, generalizzare, infatti, hai detto di qualcuno tutti o quasi, che riterrai di dover chiarire certe cose. Non si parla mai cuore certo. Al popolo, ci mancherebbe. Allora, c'è qualcos'altro da vedere? Zavettini ha ragione, Virdis gioca male, vedi la gara con il Sant'Arcangelo, come fa a confermarlo? E infatti viene sempre ruotato, e prima discorso di Fabio era improntato anche a questo. Se un acquisto di gennaio non conferma in campo, fa bene l'allenatore Zavettieri a cambiare? No, ma questo, per carità, in dubbio, io non voglio fare né il detrattore di qualcuno o lo sponsor di qualche giocatore, dico soltanto semplicemente che però bisogna dare anche la possibilità a un giocatore di mettersi in mostra, non pensare che una partita, se poi un giocatore una partita ci sta che può steccarla, magari poi se ha troppa pressione addosso bisogna lasciargli anche spazio, insomma, di manovra, no? Insomma, come si direbbe, nel calcio conta solo oggi, però insomma io credo che la pazienza, la pazienza paghi, anche perché insomma non è per tornare a troppo. L'Aquila era destinata a essere pretendente a vincere il campionato, certo. Quindi non è che poi ci vogliamo nascondere come quell'altro mi dice che tutti quanti no, ma noi è programmato a tempo, se non ci riusciamo non succede nulla. Senti, va a finire che qua alla fine deve andare la squadra, il Teramo, una squadra che era destinata all'Aquila, forse è chiaro, e comunque sono obiettivi ambiziosi, ma l'Aquila, ma come lo stesso Pisa che si era dichiarata all'inizio, e come lo stesso Ascoli si era dichiarato, nel momento in cui loro a gennaio hanno preso un giocatore importante,
Ma è Grassi. Certo, Grassi, quindi non penso che si poteva nascondere, certo, a fare una programmazione. Stavi anche chiudendo... non penso che con Grassi programmi. Tra l'altro ho perso un attimo il filo del discorso, però sì, non fa niente. E no, dicevo semplicemente che quindi insomma ci vuole anche un po' di equilibrio anche nelle valutazioni. Io credo che comunque, per dare atto al mister, che poi le scelte che lui sta facendo alla fine... gli stiano dando comunque ragione, perché le ultime tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite sono sicuramente, diciamo, un indizio importante del fatto che sta comunque lavorando bene. Poi, chiaro, io ho detto semplicemente la mia opinione, ognuno ha la sua, ma credo che alla base di tutto questo ci sia comunque l'intervento della società, che per un periodo diciamo aveva lasciato una sorta di vuoto all'interno proprio della, non a caso Chiodi, dell'ambiente, appunto il rinnovato decisionismo della proprietà, insomma, ha portato sicuramente un po' di sereno all'interno. Ma Teramo, anche il tempo non vi ha aiutato, dai, bisogna dire anche che lo stesso tempo non è che ha aiutato l'Agro con campi praticabili, quindi allenamenti diversi. Invece sul fronte Teramo la proprietà è sempre marca sempre stretta. Io credo che senza voler togliere ad uno e dare all'altro, credo che insomma, anzi forse hai vicino una persona che, se c'è una persona che può un pochettino frenare Campitelli, forse no, ma io vi farò vedere alla fine del campionato, perché io purtroppo noi viaggiamo, purtroppo con molto piacere, andiamo sempre a vedere le partite fuori, ultimamente non tanto. Beh, se alla fine del campionato vi farò vedere, toglierò i pantaloni a Campitelli e quando lui non per viene chiamato per telefono dai colleghi anche da noi, da voi, io farò vedere che lui ha nella coscia un livido di questa portata, un livido di oltre 20 cm di diametro. Perché tu quando si accede non ci vuole neanche gli stintori. Essere come una coppia comica, stile Totò e Peppino. No, presidente e vicepresidente. Però tu eri presente. Lui era presente quando parlò di Buon Aiuto. Porca miseria, non ce l'ho fatta. Volevo staccare il telefono. Sei arrivato tardi, sei arrivato. Però devo dire che è stato bravo pure anche l'altro, che io dico: Lucia, calma, Lucia. Non risponde Luciano. Comunque no, dicevo le parole che ha ascoltato sia dal presidente Campitelli sia dal vicepresidente Cimini, che insomma sono parole che trasudano passione, attaccamento alla maglia, a questo sport, insomma sono parole importanti, e credo che i tifosi del Teramo siano contentissimi ogni volta di stare ad ascoltare ore ed ore loro, insomma. Allora io devo mandare ancora Zavettieri, devo mandare ancora la pubblicità, ci sono dei messaggi, rifaccio un po' di ordine, andiamo ad ascoltare Zavettieri e così insomma vediamo le ultime sul fronte L'Aquila. Chiudere in bellezza, conquistando il quarto successo consecutivo, la lunga maratona agonistica caratterizzata da 9 partite giocate in poco più di un mese. Questa è la volontà dell'Aquila Calcio alla vigilia del match di Savona, ultimo impegno prima della sosta pasquale del campionato di Lega Pro. Violare il Valerio Bagicalupo però non sarà facile. L'11 di Zavettieri infatti si troverà di fronte una squadra affamata di punti salvezza e che oltretutto, dopo innumerevoli difficoltà, pare aver trovato un assetto tattico efficace, come esemplificato dalla striscia aperta di 4 risultati utili consecutivi, frutto di 2 vittorie e altrettanti pareggi. Loro comunque sono una buona squadra, sono in un ottimo momento di forma, vengono da 4 risultati consecutivi, col nuovo allenatore hanno trovato un'ottima identità. E sono organizzati, hanno giocatori soprattutto lì tra il centrocampo e davanti molto importanti, dovremo essere bravi, ci vorrà una grande Aquila per fare una grande partita. E sicuramente giocheremo contro una squadra che è più riposata di noi, che ha un giorno in meno di fatiche, ha 2 partite in meno di fatiche, abbiamo un viaggio lunghissimo da fare, però questo non ci deve, come dire, non ci deve distogliere dal fatto che comunque dobbiamo fare una grande partita, quindi già detto ai ragazzi di recuperare più energie possibile e poi di mettere in campo tutto quello che abbiamo, perché poi comunque abbiamo 3 giorni e mezzo di riposo e avremo modo di recuperare. Sul fronte tattico, fermo restando il 4-2-3-1 di partenza, Zavettieri alle prese con squalifiche e infortuni dovrà gioco forza cambiare qualche uomo. Rispetto all'ultima partita perdiamo De Francesco per squalifica, Pacilli che ha dei problemi intestinali, sono 3 giorni che è praticamente fermo, però recuperiamo Lorenzo Del Pinto, che per noi è un giocatore importante, e comunque vediamo, dobbiamo pensarla bene, perché il Tour de Force ci ha tolto tante energie,
quindi bisogna pensarla bene questa partita, ecco. Allora, queste le parole di Zavetti ieri, insomma, parla anche di queste defezioni che avrà l'Aquila, De Francesco, ma anche Pacilli. Vediamo i tre messaggi che abbiamo ancora in canna. Da domenica scorsa c'è un nuovo docente, insegna agli altri ad andare in B. Io ricordavo che docente, forse se lo ricorderà Francesco, è colui che ha spedito il Teramo dalla C1 alla C2 quando giocava con l'Ancona. Sì. Playout di C1 con il Rimini, 2006-2007 e ora potrebbe aver restituito, aver risarcito il danno con gol importanti. Vediamo il prossimo, ma ne vogliamo parlare dei rigori regalati all'Ascoli? Ne abbiamo parlato diffusamente in puntate precedenti. Francesco, ma perché l'amico tuo giornalista opinionista gufa il Teramo? Non lo so, ma dicono che non è vero, non è vero. Smentisci. Sì, devo smentire io? No, dicono che non è vero, che amano il Teramo. Io non c'ero. Ce ne sono altri? Faccio il pesce. Okay. Faccio il tricheco in barile come altri trichechi e pesciolini. Senti, Francesco, sì? Io vado in pubblicità. Vai. Torno perché dobbiamo vedere le formazioni, vedere le ultime in casa Teramo, in casa L'Aquila. Te la date già più sì. No, io mi piace vedere quelle degli altri. Ah. Vediamo, cioè pubblicità e poi torniamo. Ecco qua, allora siamo rientrati, dobbiamo vedere sia le schede degli arbitri, le foto, e sia le prossime formazioni, però affrontiamo un discorso alla volta, andiamo con Savona L'Aquila, vediamo intanto la probabile formazione del Savona, che poi con Fabio mischiamo un po' sulla probabile formazione dell'Aquila. Allora, nel Savona ci sono 4 assenze. Vediamo un po' di recuperare. Uno è Speranza, che non è lo Speranza del Teramo. Manca Galimberti, Sanna, difensore centrale, Sanna e Russo. Questa è la probabile formazione. Rientra i Guelfi, terzino sinistro. Centrali dovrebbero essere Cabeccia e Marconi. C'è anche un Marchetti, potrebbe giocare anche lui. Antonelli a destra, in mezzo Giorgione e Taddei, l'ex Andrea D'Amico e De Martis, però anche qui potrebbe giocare carta. Davanti Scappini e Giovinco, Rossini in porta. Savona che può giocare anche col trequartista, insomma, vedremo come Riolfo, che ha dato la svolta da quando si è insediato al posto di Aloisi, vediamo come imposterà la gara. Questo può essere un 11 di massima, quindi cosa pensi del Savona e l'Aquila, come detto, fuori De Francesco per squalifica, non c'è Pacilli, chi potrebbe giocare? Allora, due parole al volo sul Savona, che è una squadra che mi sembra abbastanza rivitalizzata alla cura Riolfo, insomma, la prima partita perde con il Sant'Arcangelo, poi 4 risultati utili consecutivi, 2 vittorie e 2 pareggi, quindi è una squadra che ha necessità di fare punti, soprattutto in casa, anche alla luce insomma, della bagarre che si è accesa lì nella zona play-out e anche alla luce dei deferimenti della Procura federale e quindi di una probabile penalizzazione nei suoi confronti, quindi è una squadra che deve fare punti, li deve fare soprattutto in casa, e quindi è una squadra che lotterà centimetro su centimetro e pallone su pallone. L'Aquila arriva con un paio di defezioni importanti, sicuramente quella di De Francesco, che al momento è uno dei giocatori più in forma, il centrocampista, il talentino, e con Pacilli, che appunto alle prese con questa influenza intestinale. Zavettieri non si discosterà praticamente dal 4-2-3-1, che è il modulo che dà equilibrio, soprattutto alla fase difensiva. San Domenico, Cora, Pitriarico dietro. Io credo che bisognerà capire chi sceglierà Zavettieri di mettere davanti la difesa, e da lì poi si capirà, anche se io presumo che sia arrivato il momento di Perpetuini titolare dal primo minuto, e quindi magari a fianco a lui Del Pinto, e la linea 3 dietro composta da San Domenico, Cora, Pitriarico, e davanti immagino potrebbe toccare a uno dei tre. Io immagino, facendo le valutazioni l'altro giorno con un collega, si parlava anche della possibilità magari di dare a Pozzebond al primo minuto, oppure... Eppure questa è la partita dell'ex Pirdis, che questa è la partita delle poche piazze dove ha sfondato Pirdis, la barriera del suono. Due stagioni a Savona, 39 reti, una promozione, un miracolo sfiorato l'anno scorso sempre con Ninni Corda, sono quasi arrivati in Serie B, insomma...
potrebbe essere la sua partita, vedremo, perché poi Zavettieri è fino all'ultimo, diciamo, è sempre indeciso, non si riesce mai a comprendere bene quali saranno le sue mosse. Okay. Però io mi immagino che uno tra Virdis e Pozzebon sia, insomma, siano loro i favoriti rispetto a Pelle. Allora, l'arbitro è, lo vediamo, Livio Marinelli di Tivoli, che ha un precedente quest'anno, l'Aquila Pontedera, che è stata rinviata per neve, non ha diretto poi il recupero, ma era colui che ha deciso il rinvio di quella partita il primo di febbraio. Poi nella stagione 2012-2013 Campobasso L'Aquila 0-0. Questi è Livio Marinelli. Passiamo ora al Teramo, all'avversario del Teramo, il Tutto Cuoio. Diamo uno sguardo alla formazione di Alvini, che recupera Konaté, però è senza Baldé e Colombo, che sono squalificati, sono due giocatori importanti, centravanti e il metodista. Poi manca anche l'esterno Mulas e non è partito anche il centrocampista De Jola, che si è fatto male con il Gubbio. Alvini alterna la difesa 4 e la difesa 3, probabile che questa volta giochi con la difesa 3, con Colombini, Falivena e l'ex Aquilano in grosso, match winner contro il Gubbio, davanti a Bacci, Zanchi e Pacini, che non sono al massimo ma potrebbero giocare come esterni. Pacini non è il Pacini, è l'ex Teramano dello scorso anno. In mezzo Konaté, Serrotti e Gargiulo, e poi davanti Civilleri e Tempesti, ma c'è anche la candidatura di Gioè. Io segnalo, perché mi piace come giocatore, Serrotti, giocatore molto interessante, brevilineo, giocatore che si muove molto bene in campo, anche molto elegante, giocatore davvero molto interessante, quindi è una piccola segnalazione che mi permetto di fare. Prima di ascoltare Ercole, l'arbitro è Marco Mainà, ma non conviene far riposare a turni gemelli del gol e utilizzare Bucchi, tra poco ne parliamo. Marco Mainardi, vediamo Marco Mainardi della sezione di Bergamo, che ha diretto lo scorso anno Teramo Aversa, partita finita 1-0 gol di Sassano a inizio di gennaio, ma soprattutto, e le immagini si riferiscono proprio a quella partita, riconoscete Ima Speranza lì dietro, riconoscete la grata del mitico Vallefuoco di Mugnano, perché lui sì, ha diretto Arzanese Teramo 0-0, quindi grande precedente, e io c'ero. Ercole. Ma perché questo ancora fa il tifo per l'Arzanese? Che gliene frega? Io non lo capisco. Stiamo rimontando dai bassi fondi del girone H. C'è un incontro importante domenica, uno scontro diretto molto importante. C'è da dire che fa pure il tifo per il Teramo. Contro la questa Arzanese. La Puteolana. Girone H. Girone H della Serie D. Questo è l'Arzanese pure la Serie D. Quanto tempo c'è da perdere? Girone H, bella lui. Allora, il Tutto Cuoio, però abbiamo selezionato qualche immagine, ricordiamo che se non è una bestiana del Teramo non ci manca tanto, nel senso che sono tre partite che il Teramo ci gioca e non riesce a vincerci. Mentre vanno le immagini di questi precedenti, in particolare dello scorso anno, Ercole, la partita di domani, quali insidie può nascondere, se nasconde delle insidie? È una delle prime semifinali, quindi... Oggi non è che c'è bisogno di presentare questa partita. È una delle prime, la prima delle sei finali che il Teramo dovrà affrontare. Troveremo sicuramente una squadra che ci ha sempre creato dei problemi. Speriamo che andiamo a sfatare questo tabù. Tabù di questa squadra, e speriamo di fare bottino pieno. Francesco? Sicuramente l'Ascoli avrà vita facile e vincerà molto facilmente col Piacenza, e quindi noi dobbiamo cercare di fare, soprattutto non perdere. Diciamo che il pericolo maggiore potrebbe essere la spensieratezza del Tutto Cuoio, che non ha più nulla da chiedere al campionato, e inconsciamente il peso di essere la prima della classe e di dover vincere. Ma il Teramo pure nelle ultime partite doveva vincere. Quando abbiamo giocato in casa col San Marino si diceva dobbiamo vincere per recuperare con l'Ascoli. Prima ancora dobbiamo vincere a Carrara. Quando abbiamo avuto le due trasferte Gubbio e quell'altra di seguito che adesso non ricordo, dobbiamo vincere. Quindi sotto questo aspetto le aspettative nei confronti del Teramo sono le stesse. Ecco, queste sono le immagini della partita dello scorso anno, era la quarta giornata se non ricordo male, il Teramo andò in vantaggio 2-0, reti di Dimash e Ferrani, poi ci fu un
po' un blackout del Teramo, un po' la voglia di lottare della squadra di Alvini, che con le reti di Cherillo, che qui vediamo, e poi il rigore di Ferretti con espulsione di Scipioni, portò dunque al pareggio del tutto cuoio. Siamo d'accordo, si fanno questi discorsi sulle statistiche, si fanno da sempre e sempre si faranno. Era un altro tutto cuoio, era un altro Teramo, era un altro campionato ed erano altri momenti. Il Teramo adesso gode dei favori del pronostico, deve rispettarli in campo. I giocatori devono giocare mentalmente e più dopo atleticamente, fisicamente, tecnicamente, come hanno fatto sino ad oggi. Certo, poi il calcio non è una scienza esatta, e qui il discorso che ho fatto due o tre volte questa sera, c'è il rispetto dovuto all'avversario. Ercole, diceva il messaggio in precedenza, ma non si può fare giocare Bucchi e ruotare i gemelli? È un messaggio ardito? Stanno tanto bene i gemelli, perché... Con tutto il rispetto per lui, sempre viva Bucchi. Sono convinto anche sempre se gioca Bucchi. Bucchi sarà un problema per tutto cuoio. Quindi oggi chi gioca il Teramo, loro guardano un solo obiettivo. Io sono convinto che se gioca pure se gioca Vivarini farà la parte sua. Perché la forza di questa squadra sono i 22-23 giocatori che stanno lì, e quindi stanno lì con un obiettivo importante da raggiungere. Quindi se gioca Bucchi farà bene, se giocherà la Padula farà bene. Ma stanchi, io non ho visto una squadra stanca, anche perché se noi andiamo a vedere l'ultima partita, la Reggiana è l'ultima 90esima, 92esima, abbiamo avuto due occasioni lì per vincere la partita, per fare gol. Certo. C'è ancora un livido. Dovuto dare un calcio sul colpo di testa di, hai messo a repentaglio la Padula ma per stadio ti viene a trovare. Quella di Reggio Emilia sul piano tattico e mentale è stata una delle migliori partite del Teramo, e la Reggiana non meritava di perdere, ma il Teramo meritava di vincere per le occasioni. Tatticamente il Teramo ha fatto una partita giudiziosa al 100%. Ha giocato una partita senza rischiare, e poi al momento provando, non ha potuto vincere. Altre volte la palla è andata dentro nelle ultime due occasioni, nei minuti di recupero. Attenzione, quindi parliamo di una squadra che se la gioca fino alla fine, ma insomma ormai stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica, quindi sembrerebbero delle bestemmie fuori luogo quelle che stiamo dicendo, però perché il Teramo è stato sempre così, anche quando qualcuno diceva che andava, il Teramo era andato all'Aquila e non se l'era giocata, anche quando qualche altro diceva che il Teramo annaspava e tutto il resto, poi mi dicono che faccio polemica, sì, ma se qualcuno dice le stronzate e dice che oggi è martedì e io non posso fare a meno, no? Bravi, non posso fare a meno, guardi che è mercoledì, ma guardi che è mercoledì, poi allora dici che mangi tu dall'alto questo, perché oggi esperienza. Allora, intanto finali in Serie B. Bravi, in regia, la Padula e poi Donnarumma, sì. Sono due grossissime palle gol che la Reggiana non ha avuto così nitide. No, Reggiana ha solo tirato da fuori. Carpi Bologna 3-0 finale, Pasciuti di Gaudio e Lollo, Bologna chiuso in 10 per l'espulsione di Laribi. In Lega Pro si sta ancora giocando Pontedera Pistoiese, siamo sull'1-1. Rivediamo la classifica. Fabio, obiettivamente l'Aquila quante chance ha di centrare il terzo posto, che è l'obiettivo di classifica che a questo punto resta e che, per come si erano messe le cose, non è più neanche un'utopia. Secondo me ne ha molte, perché ha l'organico per poter continuare a vincere come ha fatto nelle ultime partite. Si è superato quella crisi generale, diciamo così, che l'ha portata a perdere posizioni, ha le risorse tecniche con i giocatori che ha di poter dare fastidio fino all'ultima giornata alla Reggiana. Però Fabio, la partita di domani è cruciale, cioè se non vinci domani l'Aquila è condannata a vincere tutto, non scherziamo, sì, più e o meno deve sì. Sperare poi che il Pisa vinca il recupero con la Reggiana, magari ma anche l'X, tu come la vedi? Io la vedo che domani è un'altra partita importante, credo per l'Aquila, soprattutto da un punto di vista di crescita per quanto riguarda il morale, riacquisire un po' di morale e di caratteristiche di abnegazione che un po' si erano perse nel mese e mezzo
tra metà gennaio ed inizio marzo, è inutile nascondersi, è vero che se oggi finisse il campionato questo sarebbe il miglior risultato dell'Aquila in Lega Pro, è indubbio, ma se finisse il campionato così, io credo che più la soddisfazione per il quarto posto sarebbero i rimpianti per quello che poteva essere e alla fine non è stato, per cui io credo che, come dico, finché la matematica, come ho detto prima, finché la matematica non condanna, è chiaro che l'ambiente, la tifoseria e credo anche la società ci pensi, ma credo che il mister e anche le dichiarazioni da parte della società sono un po' cambiate rispetto a prima. Si cerca di volare molto bassi, di guardare partita dopo partita, cercare di fare quanti più punti possibili mettendo in campo l'orgoglio e l'attaccamento alla maglia, che è quello che poi i tifosi vogliono. Peccato in quest'ottica che l'Aquila abbia lo scontro diretto a sfavore sia con la Reggiana sia anche con il Pisa per un gol, 1-4, 2-0, e quindi bisogna proprio superare tra l'altro quella squadre. Partita l'andata col Pisa, quella sconfitta 4-1 in casa, una sconfitta, non voglio dire immeritata, lo dico, anzi, immeritata, dove l'Aquila gioca una delle più belle partite, un paio di errori arbitrali e poi mollò nel finale. Allora, Ercole, a te gli ultimi 30 secondi, l'ultimo messaggio benaugurante o no, non so cosa, pensierino finale. Il pensierino finale lo rivolgo forse alle persone che in questo momento ci possono aiutare più di tutti, e sono i tifosi. Che già stanno oggi rispondendo. Il Teramo ha bisogno di il Teramo calcio ha bisogno di tutta la Teramo città. Teramo città e Teramo e provincia, perché per me la provincia di Teramo è deve essere orgogliosa di quello che sta facendo il Teramo. Quindi la cosa più importante è di aiutare a sostenere questi ragazzi, questi colori, per cercare di fare qualcosa che è veramente importante. E siccome siamo qui oggi non ci possiamo nascondere, quindi è inutile che si nasconde, no, ma va bene, va di là. Oggi manca la decorazione finale, la ciliegina. E se il pubblico diventa come è stato domenica e sabato a Piacenza, ma come lo stato Reggio contro il San Marino, io non lo dimentico assolutamente, e cercare. Un appello più importante è quello di venire un po' prima allo stadio. Certo, domani è un giorno di lavorativo, un giorno lavorativo, ma un appello lo faccio alla curva, dove il Teramo calcio si riscalda in quel piccolo spazio vicino alla curva del Teramo. E se noi andiamo mezz'ora prima, 10 minuti prima, a incitare i ragazzi prima di rientrare, a dargli il loro calore a questi ragazzi, facciamo quello che loro hanno bisogno, l'incitamento, il conforto e sentirsi orgogliosi di indossare questa maglia e di essere soprattutto dei protagonisti di un grande pubblico. Ok, questo mi sembra il messaggio migliore per poter chiudere la trasmissione. Io do un'indicazione di servizio a Gianni D'Areo, vediamo la scheda sulla Serie D, perché domani si gioca anche in Serie D, quindi è una scheda un po' di anteprima sul turno di domani, con la coda di venerdì, il derby tra San Nicolò e Giulianova, domani alle 17, non alle 15, il Chieti gioca con la Recanatese, poi c'è alle 15 la partita tutta abruzzese tra Miternina e Celano per la parte bassa della classifica. Insomma, comunque inquadriamo un po' la giornata nella prossima scheda. Io ringrazio Francesco Di Francesco, che domani andrà a soffrire sulla tribuna del Bonolis, soffrirà anche, suppongo, il vicepresidente Ercole Cimini. Di più, invece soffrirà, suppongo, davanti a qualche iPad, iPhone, smartphone, Android o PC. Come si dice. Sì. Volevo dire una cosa al volo, alla fine invitare tutti i telespettatori a seguirci su attuttocalcio.tv, insomma noi seguiamo oltre la Lega Pro, l'Aquila, anche tutto il calcio dilettantistico di L'Aquila, provincia e anche regione, abbiamo sia il sito, sia possono seguirci su Facebook, sia su Twitter, invito tutti a seguirci, siamo insomma una piccola realtà che piano piano sta crescendo con numeri importanti. Insomma. Bene, allora in bocca al lupo anche per questa vostra esperienza lavorativa, domani vedrai la partita, poi subito pronto con il pezzo di resoconto di Savona L'Aquila. Grazie a Gianni D'Areo in regia, supportato questa sera in via occasionale anche dal collega Jacopo Forcella, grazie a tutti, grazie a Silvia Gentile, appunto ai nostri ospiti, e l'appuntamento è a mercoledì prossimo, veniamo dopo la Pasquetta, ma ci saremo per commentare i fatti di questa settimana e proiettarci soprattutto alla giornata successiva di campionato. Buonanotte. We'll be right back.
La lotta al vertice del girone F si è riaperta. Il Fano ha approfittato degli ultimi pareggi della Maceratese e le ha rosicchiato 4 punti, dimezzando il divario. Altri 4 separano le due contendenti. La Maceratese resta però favorita. Se è imbattuta in campionato dopo 28 giornate, un motivo ci sarà. C'è ora da capire se il rallentamento è fisiologico o se la Rata è vittima del cosiddetto braccino corto. Merito comunque al Fano, che non ha mai mollato neanche dopo l'inopinato pari di Celano. Il turno del giovedì prepasquale potrebbe essere cruciale. Il Fano, imbattuto da 18 giornate, rende visita ad una coriacea jesina che si gioca alle residue chance di quinto posto. Anche la Maceratese va in trasferta a Matelica, squadra in forte calo di risultati e rendimento e con diverse assenze, ma è una sorta di derby molto sentito e l'11 matelicese tenterà lo sgambetto ai cugini. L'ultima giornata ha confermato il buon momento di Chieti, Giulianova e San Nicolò. L'11 di Donato Ronci è uscito indenne da Macerata, dimostrando di essere squadra all'altezza della prima della classe. Anzi, può avanzare recriminazioni per il rigore fallito da Esposito e per la sciocchezza di Di Pietro, non pagata per l'errore di Couco dal dischetto, anche se per il giolli neroverde ci sono 3 turni di stop. Sarà Rapino a sostituirlo nel match dell'Angerini contro una Recanatese in affanno e pericolosamente vicino alla zona play-out. Chieti a caccia della vittoria per consolidare il quinto posto e, perché no, avvicinarsi o agguantare il quarto. Molto bene il San Nicolò, che è esploso con 10 gol nelle ultime 2 partite. Le vittorie con Agnonese e Castelfidardo permettono alla squadra di Epifani di guardare alla parte alta della classifica. Difficile rimontare i 5 punti dal quinto posto, ma sognare non costa nulla e il San Nicolò ci proverà a partire dal posticipo di venerdì con il Giulianova. Pronti a tornare Iaboni e Valim per quello che sarà un duello tra l'allievo Epifani e il maestro Giorgini, che dal canto suo sta portando ad una tranquilla salvezza il Giulianova, che domenica ha anche sfiorato il colpo col campo basso, ma non ha concretizzato a dovere l'ottimo primo tempo per poi rischiare qualcosa nella ripresa. Un assente per parte al Bonolis, Raparo e Pretara. Le note dolenti sempre da Amiternina e Celano, marsicani battuti a domicilio e con quasi tutti e due i piedi in eccellenza. La Amiternina esce indenne da Termoli, ma la vittoria manca da tempo. Sul neutro di Pizzoli proprio Amiternina e Celano si troveranno di fronte. Il segno X non serve a nessuna. Celano senza Marfia e Calabrese. We'll be right back.